Ciao, sono Majo, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo video introduttivo su Harold Halibut, un'avventura con una grafica molto particolare, con uno stile particolare direi, fatto con la plastilina, un po' come è fatto Nightmare Before Christmas o il Celebrity Deathmatch per intendersi, dove andremo a vedere un mondo molto particolare. Voglio vedere con voi i primi minuti per capire sia il livello di inglese, se è qualcosa di semplice o qualcosa di complicato, e il ritmo di gioco, per capire se è un gioco che vi lascerà con il fiato sospeso, se è un gioco che vi lascerà con entusiasmo, con curiosità, o se è un gioco noioso e con poca interazione. Adesso andiamo a vedere i primi minuti e ce ne facciamo un'idea, così me lo scrivete nei commenti. Ma prima di andarlo a vedere, come al solito, vi rubo due secondi, vi chiedo la stessa cosa che tutti vi chiedono, ovvero di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella, perché è un gesto enorme, gratuito e ci tiene legati insieme. Andiamo a vedere il video. Tutto inizio in mare? Beh, tornerebbe, perché Halibut è un pesce, quindi avrebbe anche senso. Quindi, amici talassofobici, potreste dover skippare l'intro. O forse il gioco intero, non so dove sia ambientato. So che è fatto in plastilina, ma non molto altro. E a parte il Celebrity Deathmatch, non è che sia un gran patito della plastilina di solito. Però ne parlano tutti così bene di questo gioco che sono curioso di vedere come si presenta. Allora, tecnologia ha invaso il mare. Direi anche a gamba tesa, così a occhio. Ah, quindi proprio il mondo di gioco è sott'acqua? Ok. Ok. Molto particolare, effettivamente. Fa strano vedere plastilina in movimento al computer. Anche se immagino che abbiano fatto i modelli in plastilina e poi siano completamente animati al computer, se no un lavoro del genere non gli verrebbe fuori. Però, comunque, concettualmente è un lavoro non da poco. Saranno un po' fissi nelle espressioni, come è normale che sia. Fedora 1. Fedora I, Fedora 1. All Water Corp, Fedora I. E quello è un agente di polizia della All Water, forse? Non lo so. Ok, noi siamo questo mino qui. Proviamo a giocarlo col pad, vediamo se anche se è un'avventura grafica. Oh, hi Major. Ah, è il sindaco lui. Is that leak bothering you again? It's your fine, your unpaid fine. I had a fine? You still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now? No. But wait, I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week, the Energy District tubes require your tube card to be topped up with blue credit. If an onward journey to the social district is intended, in addition to the usual weekly turquoise credit. But only last month, it was a green. I don't make the rules, Harold, but the rules make me. Now let's get you over to the fine secretary so we can all get on with our day. Il sindaco ci è venuto a cercare perché abbiamo un debito da pagare fondamentalmente. Lui era convinto di essere a posto, invece no. Perché le regole cambiano di continuo, c'è questi tubi da pagare che prima erano di un colore verde, quindi aveva un costo, ora è diventato blu e costa di più. I'm afraid if you really can't pay, you're going to have to think of someone who can. I guess that means we'll have to wait for the professor again. Who knows what she sees in you? Right, I'm needed elsewhere. There's a disturbing rise in the number of people traveling without the appropriate tickets recently. I hope for both our sakes not to see you again soon, Harold. Il sindaco è impegnato con, e tutta la città a quanto pare, con motivazioni non così importanti. Tipo, c'è gente che sta girando senza biglietto, quindi devo andare, il lavoro del sindaco.
Mentre per quanto riguarda noi, il tizio ha detto: se non sei in grado di pagare, devi trovare qualcuno lo faccia per te. E il sindaco ha detto: vai, vai dal professore, non so cosa ci trovi in te, ma come al solito potrebbe darti una mano. Ok, col pad direi che si può giocare alla grande, anche perché è un gioco fatto per l'Xbox. Mi sarebbe suonato molto strano non lo si potesse fare. E qui si può interagire con quello che abbiamo intorno a livello di persone. Can't you just put this on my account? I'll pay as soon as I... Mr. Halibut, you don't have an account. Not since we blocked it. Please, Mr. Secretary, let me just... I mean, look, can't we... Your name is Mr. Secretary? my title, young man, is All Water Secretary number 24. It is not my name. Anyway, I'm afraid All Water Corporation can't be seen to make exceptions. You'll have to go through the proxy payment process like everyone else. Non può metterci nulla sul conto perché non abbiamo più un conto, ce l'hanno bloccato. Inizia a pensare che quello che debbano pagare queste persone sia probabilmente l'aria respirabile nei tubi. È molto probabile sia questo. Alla All Water, ovviamente, dobbiamo pagarla. Ma io volevo parlare col tizio, non... Ah, ok. What are you in for? Oh, I'm just here for the great company. Aren't you a little young to start working for All Water? What? No, I meant because it was a joke, doofus. Oh. Yeah. Could you let me wait in peace now? Oh, sure. Madonna, è antipatia. Have fun. No, niente. Felix? Hi, Ma. Look, before you say anything... Whatever your excuse is, it'll have to wait. Busy, busy times. Mr. Secretary, please charge whatever Felix's fine is to the company tab, please. Of course, Mrs. Van der Vaart. Have a pleasant day. Quindi tutto il dovuto del figliolo sul conto della compagnia. Have fun, Harold! E invece noi no, perché siamo poveri in canna e fra un po' saremo poveri senza tubo anche. Reluctantly interrupt your daily business for an important... for some important information for all inhabitants of the Fedora 1. Fedora 1, ok. Dear people, crew and company. We seem to have discovered something super cool. Please do consider to congregate tonight at the Agora Theatre to... for some important information. Dobbiamo andare al teatro per qualcosa di incredibilmente figo che hanno scoperto. I've been looking all over. Get your buns to the lab if you please. I do beg your pardon, ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Halibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do say so myself. Sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Deve essere questo il professore di cui parlavano, che è una professoressa, quindi. Vabbè, quantomeno ci tira fuori dai guai. Ha un braccio bionico, lei. You'll need this before you go. A ticket home? Yes, and only home. It's not valid for any other routes. Ok. Ok, ci ha dato un biglietto per tornare a casa e vale solo per quello. Should be unlocked again within 24 hours. So you'll be back to the luxury of fully automatic tube travel eligibility approval once again. Ah, ok, i tubi servono per muoversi. Ok. Beh, effettivamente The Tube è la metropolitana di Londra, quindi il gioco sembra inglese, visto che tutti parlano con accento inglese. What's wrong with you? I can't handle your shenanigans while we're in the middle of this mess. I know, I'm sorry. Next time... This must have an underlying cause. I remember when you were still in school and your teacher telling me about how you were just... L'audio va allontanandosi quando ci allontaniamo, molto bello. I'm shouting at you. It's like you've never snapped out of that daydream. Dice, non ho tempo per stare dietro a tutte le sue stronzate. Oh, lì c'era il tizio che ha dato l'annuncio. I was never in a daydream, just the other stuff was boring. Harold, I'm not sure which is worse. The idea of you living with your head in the clouds or never being excited by life. Only boring people get bored. I'm sorry, professor. Solo le persone noiose si annoiano. Oh no, ci devono buttare la melma addosso? Anche a noi? Allora, questo non funziona. All Water District e Central Station. Credo di dover andare a Central Station. All Water District ci siamo già, no? Destination chosen.
figo, stiamo pagando per questo, quindi abbiamo buttato in stile scivolo d'acqua. E seguo la tizia. Immagino dover andare al lab. Enjoy the view. Vieni buttato a pressione praticamente. Non credo si possa enjoyare molto la view. Eccoci qua. I'm tired of chasing after you like you're a stupid butterfly. Ma come? A butterfly. That sounds silly. A butterfly is an insect from Earth. They had beautiful patterns on their wings and drank pollen. Non conosce le farfalle lui, mentre lei, essendo una studiosa. On the other hand, they were terribly inefficient, flighty, overly trusting and delicate. Ergo, you never take responsibility and I never know where to find you next. Allora, il mio giudizio per adesso è che l'inglese è di livello non troppo alto, ma i dialoghi sono molto veloci, quindi è quasi impossibile tradurli per voi, insomma. I know I drift off a bit sometimes, but all water raised the tube fares again. And they never announced it properly. This time it really was an honest mistake. Plus, there was this woman who... Quiet, Harold. We don't have time for your flights of fancy right now. There's important work afoot. Oh, yeah. Have you checked the blockage in the filter station yet? And did you need to feed the fish, too? Ah, yes. Those two. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? Oh, I'm sure... Those are all my tasks for the day. You seem to have waylaid your PDA. It really is a wonder you get anything done around here. Ah, thanks, Professor. It's got a life of its own. Strangely enough, I noticed you hadn't added your daily task list to it. And I don't want to have to remind you about them again. Oh, thanks. Sa di tutorial questo. So, I access the list. It'll come back to me. Just go to the four selection buttons. Okay. Where were they again? The upper right of the pad. Ah, yeah. Top of the four buttons, right? Allora, così andiamo a vedere. Cool. Then I use the navigation knob il menu. To highlight. E abbiamo i messaggi, però non ci sono cose da fare. The bottom button? Precisely. Okay, great. And it's the rightmost button to go back, right? Indeed. Now hop to it. And I'll see you at the Agora Arcades when you're done. Prima lui si stava lamentando del fatto che è ingiusto che abbiano alzato i prezzi del spostamento tramite tubi e che una donna, poi lei l'ha interrotta mentre stava dicendo, una donna dice no basta, non ne posso più dei tuoi voli pindarici, ora devi lavorare, devi pulire un filtro e dare da mangiare ai pesci, che poi in realtà sono le stesse cose che troviamo qua come cose da fare, quindi... pulire il filtro della stazione, dice Maru told me to clean, quindi mi ha detto di pulire il filtro della stazione come sempre e dare da mangiare ai pesci, no, ricordarsi di dare da mangiare ai pesci in questo mondo è molto strano e sicuramente tirerà fuori cose molto particolari, però direi che questo video lo possiamo interrompere qua semplicemente perché volevo vedere il ritmo di gioco, la grafica, lo stile. Sicuramente è un mondo molto bello, molto ricercato, si vede che ci hanno lavorato per tanto tempo. Il fatto sia fatto in plastilina, poteva essere in cel shading, sarebbe stata la stessa cosa. Probabilmente lo hanno fatto perché gli piaceva e perché così parleranno di più di questo gioco. Però a mio avviso è davvero un gioco con dello stile interessante. Sono curioso di sapere cosa ne pensate, fra l'altro, quindi scrivetemelo nei commenti. Vi ringrazio per il tempo passato insieme, è sempre un enorme piacere e un privilegio. E mi piacerebbe avervi anche nel prossimo video, quindi sapete cosa fare. Iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Ciao!